Buonasera, benvenute, benvenuti a questa serata conclusiva delle Alessandro Panza Lecture, una serie di incontri, momenti pubblici di dibattito per indagare un po' quelle che sono le trasformazioni economiche del presente e lasciatemi ricordare che ogni anno viene bandito un premio dedicato alla... Memoria del professor Alessandro Panza, che finanzia due ricercatori, giovani ricercatrici, che vogliono indagare l'impatto delle trasformazioni del mondo digitale ed economico sulla, sulla società e sul, sul mondo del lavoro. Quest'anno, stasera, avremo l'occasione di conoscere sia i lavori dei vincitori della borsa dello scorso anno, sia di annunciare i progetti che hanno vinto la quinta edizione del, del premio finanziato da, eh, dalla Fondazione Feltrinelli e dai partner che conosceremo più avanti. L'incontro di oggi si intitola come vedete Ricchi e poveri del capitalismo digitale e si inserisce in quello che è il ciclo di quest'anno dedicato insomma al tema della rete del capitalismo, quindi del, di quello che viene definito proprio capitalismo digitale. E nelle scorse, negli scorsi incontri abbiamo parlato di, di rappresentanza, quindi delle difficoltà che hanno i lavoratori e le lavoratrici all'interno di quello che è il capitalismo digitale, quindi eh, assenza di sindacalizzazione, atomizzazione e soprattutto eh, assenza e privazione dei diritti e abbiamo parlato anche di quello che è il rapporto tra rete e ambiente, che, svelando un po' quello che è l'impatto spesso sconosciuto della transizione digitale sul, sull'ambiente. E un altro tema di cui ci siamo occupati particolarmente è stato quello di, di quello che è lo strumento un po' più evidente del capitalismo digitale, che sono le, le piattaforme, le piattaforme che spesso sono eh, gestite, come, come sapete, dalle, dai grandi colossi tecnologici e che danno lavoro a sempre più persone e che stanno accelerando quella che è una polarizzazione in corso nella, nella nostra società, che è la divisione tra ricchi che sono sempre meno e sempre più ricchi, e poveri che sono sempre di più e sempre, sempre più poveri. Una, una prospettiva che va a inquadrarsi insomma, in un contesto che sappiamo essere già abbastanza critico tra inflazioni, crisi, eh, crisi energetiche e post-pandemia e Stasera, grazie ai nostri discussant, appunto proveremo sia ad analizzare quelli che sono i problemi, ma anche quello che è lo spirito dell'Alessandro Alessandro Panza Lecture: a trovare delle soluzioni, quindi proporre dei, delle strade alternative più virtuose a questo al modello economico in cui, in cui ci troviamo. Prima, però, di, di dargli la parola, io voglio invitare sul palco i ricercatori vincitori della quarta edizione del premio Alessandro Panza e invito qui con me Jacopo Caia. E Jacopo Tramontano per presentare i loro lavori. Benvenuti. Allora, lascio subito la parola a Jacopo Caglia, che ha lavorato su un progetto dal titolo Governare l'economia digitale Italia, Germania e Svezia di fronte alle piattaforme. Si sente, sì. sì. Grazie Giada, sarò molto breve ma. Ho preparato comunque delle slide per mostrare rapidamente quello di cui mi sono occupato in quest'ultimo anno. Diciamo che um, okay, okay. la ricerca voleva essere un primo tentativo di, di investigare come diversi assetti istituzionali abbiano interagito con quello che è il modello di piattaforma e con l'economia di piattaforma come nuovo modello di organizzazione produttiva, potremmo dire. Um, la ricerca, nella prima parte, identifica alcuni elementi chiave di questo modello, elenco solo quelli più, più significativi, che sono l'utilizzo dei dati tramite elaborati tramite algoritmi come nuova fonte di valore, e poi la ricerca del dominio di mercato come obiettivo primario anche al costo di incorrere in delle perdite per diversi anni consecutivi. Um, questo, in questo contesto, per l'importanza del dominio di mercato, Uh, le piattaforme cercano molto spesso di creare alleanze, silenziose o meno silenziose, con i consumatori, anche perché si inseriscono spesso all'interno di uh, vuoti legislativi e aree grigie della legislazione, e anche perché utilizzano in maniera abbastanza strutturale uh, la manodopera digita, digitale e fisica esternalizzata. Um, per comprendere come però i diversi sistemi economici si siano adattati e abbiano accolto questo sistema, non bisogna, eh, okay. non bisogna guardare solamente alle caratteristiche. Ho preso il caso d'Italia, di Germania e Svezia. Ehm, però non bisogna guardare solo alle caratteristiche, alle misure prese rispetto all'economia di piattaforma, ma più in generale a come queste, queste economie si, sono, si siano adattate all'avvento dell'economia digitale e della conoscenza. In questo senso adesso la Svezia al giorno d'oggi è una delle economie più digitalizzate in Europa e non solo in Europa. Mentre Germania e Italia sono rimaste almeno parzialmente indietro. Eh, la Svezia, dall'inizio dall degli anni 2000, ha Iniziata una netta transizione verso, verso l'economia digitale, mentre Germania e Italia sono rimaste più, più fisse sulla loro forza del manufatturiero. Anche se la Germania è riuscita comunque in parte a specializzarsi in manufatturiero ad alta tecnologia, l'Italia è rimasta più che altro su, su una competizione sulla media tecnologia. Questa le trasformazioni poi, produttive vanno di pari passo con le trasformazioni del mercato del lavoro ed è quello che provo un po' a, a dire all'interno della ricerca, che nel caso dell'economia di piattaforma si manifestano in maniera più evidente nell'emergere delle condizioni di lavoro non standard, che sono poi eh, il tipo di contratti che vengono spesso usati dalle piattaforme digitali nella loro esternalizzazione del lavoro e che come vediamo in questo grafico eh, sono cresciute molto soprattutto in Italia e in Germania dall'inizio degli anni 2000. Salvo poi c'è stato un tentativo di, di correggere in parte questa, questa stortura eh, introducendo nuove protezioni sociali slegate dal lavoro, nuove modifiche, misure di politiche attive che però in parte hanno lasciato scoperte fasce della popolazione soprattutto per quello che riguarda i lavoratori di piattaforma. In questo contesto un ruolo cruciale lo gioca l'educazione eh, che funge da ponte tra appunto il welfare e lo sviluppo delle competenze che poi sono necessarie nell'economia digitale. Eh, in questo contesto l'Italia ha meno della metà dei laureati eh, della forza lavoro laureata con educazione terziaria che in Svezia eh, la Germania anche in realtà è rimasta sotto i livelli medi dell'Unione Europea, però in parte compensa con un sistema di educazione vocazionale molto sviluppato che si complementa bene con... Con il sistema manufatturiero tedesco. In questo contesto ho guardato nell'ultima parte a come l'ingresso di Amazon sia stato diverso in questi tre paesi. Amazon è entrato in tre momenti molto diversi, è entrato in Germania nel 98, quindi subito quando era nata da pochi anni l'azienda, in Italia nel 2010 e in Svezia solo nel 2021. In Italia e in Germania la traiettoria è stata abbastanza simile. Amazon si è trovata um, in un contesto di poca competizione e ha potuto eh, acquisire molto rapidamente un potere di mercato rilevante e ehm, in questo modo anche eh, sviluppando il suo modello e eh, in, nel suo modello Amazon diciamo che influenza una quantità di attori eh, la cosa forse più più rilevante riguarda ancora una volta eh, il tipo i tipi di lavoratori a bassa qualificazione che sono per lo più esternalizzati per fare un esempio in Italia Amazon ha circa 43.000 lavoratori, 17.000 sono lavoratori stabili e sono principalmente magazzinieri, tutti gli altri tendenzialmente sono lavoratori non stabili, non standard, abbiamo 10.000 lavoratori in somministrazione, ehm, sempre magazzinieri e altri 17.000 che sono drivers in subappalto che vengono gestiti tramite il servizio Amazon Logistics, che è un servizio attraverso il cui Amazon eh, gestisce la logistica senza però appunto affidandosi a piccole aziende in subappalto però mantenendo il controllo su questo tipo di lavoratori. Eh, in Svezia Amazon si è trovato in un contesto molto diverso. Perché? Perché si è trovato in un'economia molto digitalizzata e, essendo anche entrato molto più tardi che negli altri paesi, questa economia ha fatto in tempo a sviluppare un proprio ecosistema nazionale competitivo in cui anche le relazioni industriali continuano a rimanere molto solide nella logistica. In questo senso, in questo contesto, vediamo. Um, come Amazon da un lato si è dovuta adattare al proprio modello, dall'altro ha cercato in qualche modo di continuare a imporre il proprio standard, il proprio sistema di organizzazione, eh, per cui Amazon opera in Svezia, prevalentemente dalla Germania, dove il costo del lavoro è relativamente più basso e, e l'unico magazzino che è aperto in Svezia, però l'ha dovuto comunque... Ehm, ad adeggiarsi alla, alla sindacalizzazione al contratto collettivo diciamo. um, il caso svedese è abbastanza esemplificativo appunto anche perché Amazon ha, di, ha cercato di creare um, un'alleanza con i consumatori um, puntando e sponsorizzandosi come uh, un'azienda più sostenibile che com di come ha fatto in altri paesi um, quindi quello che questa ricerca diciamo, un, po', un po' prova, prova a, far, a far vedere è come queste aziende da un lato abbiano un proprio modello, un proprio nuovo tipo di organizzazione che è comune ed è applicato in tutte le situazioni. Dall'altro però le istituzioni, sia le istituzioni di lavoro, sia in realtà la capacità di produrre innovazione locale e quindi in qualche modo di limitare il potere di mercato, di queste grandi aziende ha un ruolo in poi come queste aziende riescono a um, incidere sui vari mercati in cui entrano. E diciamo che mi finisco qua perché ci sono tante persone dopo di me. E okay. Non funziona? Sì, ora sì, grazie mille Jacopo Caia, anche per aver insomma, introdotto il tema della serata così bene. E allora lascio la parola anche a Jacopo Tramontano eh, per la sua, il suo progetto di ricerca che si intitola Lavoro ed impresa nell'ecosistema delle piattaforme, il caso italiano. Uh, Vai, sì, ok. Uh, no, in realtà Jacopo mi ha fatto un grandissimo favore perché è riuscito in pratica a, uh, permettermi di dire... Meno cose, a introdurre già quello che, quello che è veramente l'argomento. Cioè, all'inizio ho detto una cosa rispetto alla concentrazione di potere che c'è all'interno delle piattaforme, eh, che è qualcosa che ho cercato di eh, analizzare eh, insieme al contesto, alla questione del lavoro. Allora, di solito. Quando si pensa al lavoro nelle piattaforme digitali, si pensa ai dati sul lavoro di piattaforma: 274.000 eh, lavoratori di piattaforma in Italia, eh, che, da cui, che traggono sostentamento totale dalla piattaforma, 500.000 eh, che, che sono stati mai sulla piattaforma, eh, si parla di 33.000 imprese che lavorano tramite piattaforma, a cui sono collegati più di 300.000 lavoratori, eh, però. Appunto, non c'è uno sguardo, se vogliamo, di insieme. Ho cercato un po' di fare questo, eh, creando un breve provando a descrivere un po' tutti i modi in cui una piattaforma eh, si collega alla questione del lavoro. Eh, da una parte la piattaforma ha dei lavoratori diretti. Eh, Dall'altra ha imprese appaltanti che assumono lavoratori indiretti e in qualche modo entrambe, entrambi servono a produrre il servizio di piattaforma. Deliveroo, che è la piattaforma per consegnare i pasti, una delle, non esiste senza fattorini. Eh, Amazon non esiste senza lavoratori eh, dei magazzini, ma non esiste anche, neanche senza i lavoratori che stanno eh, all'interno di imprese subappaltate in maniera, se vogliamo, piuttosto tradizionale. Non c'è niente di nuovo, allo stesso tempo forse eh, qualcosa di nuovo c'è. Stessa cosa le imprese terze utilizzatrici, cioè il ristorante che si trova su Just Eat oppure l'hotel che si trova su Booking che vive una dinamica di piattaforma ha dei lavoratori che stanno dentro la piattaforma ma non viene studiato come lavoro di piattaforma in qualche modo l'idea era quella di riportarli un po' sotto la luce senza dimenticare il classico lavoro di piattaforma che è comunque molto importante perché rappresenta un po' il blueprint si dice in inglese di quello che, che può essere il, il sistema di produzione sotto la piattaforma, cioè lo stampino. Allora, da una parte io ho lavorato su Amazon anch'io e, e ho appunto mostrato che eh, Amazon in qualche modo si stabilisce nei luoghi dove i salari sono un po' più bassi, eh, dove c'è meno popolazione, dove quindi in qualche modo può diventare il gallo nel pollaio. E, uh, e quindi uh, sfruttare le condizioni vantaggiose per uh, l'installazione uh, dei suoi grandi magazzini, i cosiddetti Amazon Fulfillment Center. E, uh, e poi, però, mi sono andato a chiedere: cosa succede dopo che Amazon arriva? Sì, ci sono degli effetti sull'occupazione che sono rilevanti, eh, anche se un po' in dubbio. Una cosa che invece è certa è che eh, i salari scendono fino al 2% in meno, e questo per una serie di concause che hanno a che vedere sia con l'effetto che Amazon ha sulla propria forza lavoro, sui propri committenti e subcontractor, che sia su quello che succede a livello di mercato: nel senso che banalmente chiudono i centri commerciali. E invece, poi ho studiato un attimo quello che succedeva alle imprese che lavorano tramite le piattaforme e abbiamo scoperto che in realtà è una buona mossa, può essere una buona idea essere anche sulla piattaforma per. Uh, fare di più, in qualche modo i salari lordi medi vivono un aumento del 15% per tutte le imprese che lavorano su piattaforma che stanno anche sulla piattaforma, però quando si inizia a essere troppo dipendenti, si inizia a fare il proprio turnover sulla piattaforma eh, la correlazione cambia proprio di segno e si va fino a meno 25% di salari medi lordi, perché uh, per una serie di, di ragioni che sono dovute al fatto che il lavoro sulla piattaforma, solo, unicamente sulla piattaforma, è molto più precario, impiega molto più lavoro precario rispetto al lavoro eh, normalmente inteso, se vogliamo, il caso magari delle dark kitchen di cui qualcuno avrà sentito parlare, che è ancora marginale ma abbastanza esemplificativo. E eh, alla fine insomma ho lavorato sui lavoratori di piattaforma vere e proprie, sei rider, L ho scoperto che sono molto eterogenei rispetto alle disuguaglianze di, di etnia e, e di classe, anche di genere, eh, rispetto a quanto possono guadagnare e a come quindi si conforma una professione che ha una parte di persone che magari possono essere il tipo dell'imprenditore e una parte... Che invece è la bassa manovalanza del, del sistema, se vogliamo. Ma allo stesso tempo una cosa che trovo è che in media c'è il reddito lordo più basso, eh, più basso rispetto a, alla media di 14.000 euro. Per intenderci, per un operaio, non stiamo parlando di queste cifre, stiamo parlando circa della metà rispetto a una media generale. Quindi insomma io sono andato a fare un po' questa mappatura, uh, alcune soluzioni esistono e, e sono proposte all'interno di quello che sarà poi il lavoro, uh, in generale penso che sia in interessante lavorare su tutti gli aspetti dell'impresa e dell'economia di piattaforma chiedendoci quasi sempre quali sono gli ultimi anelli della catena, quindi a volte uh, cercando di allargare il proprio sguardo verso un'economia che, che cambia. Grazie. Grazie Jacopo Tramontano e grazie per averci anticipato anche due dei temi che andremo ad affrontare adesso con i discussant che sono appunto le disuguaglianze, che è l'argomento della serata, ma anche appunto cercare di capire quali sono le soluzioni. Ringrazio ancora Jacopo Caia e ringrazio Jacopo Tramontano, complimenti ancora per i lavori. Grazie. A questo punto direi che possiamo entrare nel vivo del tema di oggi e far salire sul palco come il professor Nick Cernicek per la, per la sua lecture. E Nick Cernicek è politologo, docente della Digital Economy al King's College di Londra ed è autore del libro Platform Capitalism, e tradotto in italiano con Capitalismo Digitale. Prego. Okay, um... eh, prima di tutto mi scuso per dover parlare in italiano. Ma grazie a tutti per essere venuti qui oggi. Parlerò della IA generativa e l'impatto che ha su. Eccoci qua. Dov'è il valore dell'IA generativa? È la domanda fondamentale che chiederò oggi. Sicuramente. Mm, questa non è una reale domanda, ma che è il valore generale? Si parla molto in merito all'impatto dell'IA generativa sull'economia e come sta trasformando la società, uh, magari ne parleremo dopo, ma oggi in realtà io vorrei focalizzarmi su dove si trova, dove viene acquisito il valore economico. Ora, io lo trovo particolarmente interessante perché credo che questa sia anche una domanda reale, cioè sul fatto che l'IA generativa sia redditizia o meno. Gli investitori stanno versando, hanno versato miliardi di dollari nel settore, le quote delle aziende di intelligenza artificiale sono salite alle stelle, però in realtà poche aziende hanno ricavi significativi da mostrare e ancora meno aziende hanno degli effettivi profitti. Quindi anche se parliamo degli app... Dell'Open IA, yeah, cioè la, mh, quella più famosa, i produttori di ChatGPT, non è chiaro se realmente stiano facendo un profitto. Non è un'informazione pubblica, ma si dice che in realtà mh, non ce la stanno facendo. Eppure, con tutto questo versamento di denaro nel settore, qualcuno sta traendo beneficio. Quindi vogliamo capire dov'è questo valore, dove sta andando questo valore, e volevo vedere la catena del valore dell'IA generativa. Questo mi porta a dare l'aspetto del panorama dell'IA generativa. Mi riferisco al 2023, dovrei dire che questo è un campo in costante evoluzione, ma ci sono diversi elementi dominanti che credo dovremmo continuo, cominciare a rafforzare. Ora, sicuramente all'interno di qualsiasi modello IA che sia IA generativa o altri, i tre input di compute, data e lavoro giocano tutti un ruolo fondamentale. Quindi prima di tutti quelli che forniscono il hardware, eh, le infrastrutture di computer, eh, devono gestire questi modelli, quindi GPU, TPU e poi abbiamo tantissimi altri semiconduttori che sono coinvolti, i data center, cloud computing, eh, in senso più generico. Questo include aziende come Microsoft, Google, Amazon, ma potrebbe anche eh, includere altre aziende come Nvidia, TSMZ, NSAL. E ognuno di questi hanno il monopolio in una determinata area. Ora ci sono i, dati, i, eh, i set di, data, di, di dati ed sono fondamentali nella capacità dell'IA. Ci sono utilizzati tantissimi dati da circa 15 anni, però cosa inse, si inserisce in questa IA generativa, in questi modelli? In questo momento viene registrato tantissimo, al punto in cui la ricerca sta pensando cosa succederà quando non avremo più dati, non abbiamo più dati da inserire in questi modelli. Quindi i dati sono me, un aspetto molto importante degli input, ma poi c'è anche il lavoro. Quindi questi sono i lavori ad alto, che sono altamente qualificati e purtroppo non ce ne sono abbastanza. Ci sono appunto gli ingegneri dei reti che, delle reti che servono a eh, sviluppare i software e mettere eh, in moto l'intelligenza artificiale. Tutto questo va messo insieme. Quindi, cosa fanno? Creano dei modelli generali o dei modelli specifici di IA generativa. Ora, i modelli generali sono quelli più noti. Quindi, qualcosa come tipo JTOPT, Midjourney o Stability Diffusion. Sono tutte cose che sono modelli di IA generativa generali. I modelli di fondazione, oppure i modelli di IA a scopo generale ma sono preformati su grandi quantità di dati e hanno diverse cose che possono fare. Questo è uno degli aspetti più unici, non è, ha, non è bravo solamente in un compito, ma riesce a fare più compiti. Ora modelli specifici. Al contrario, si affidano alla stessa idea in realtà, dei modelli generali, hanno la stessa architettura, quindi l'architettura trasformativa, però tendono ad essere più piccoli e tendono ad essere formati su dati più accurati, non dati generali. Quindi esempi, esempi sicuramente sono Bloomberg GPT o Adobe uh, Firefly. Questi, Bloomberg GPT per esempio, è formato sui dati finanziari di Bloomberg per servire proprio a dei compiti finanziari. Quindi non fa tutto, non è un chatbot, come può essere ChatGPT per esempio. Però è un modello di uh, IA generativo che ha una formazione specifica sui dati finanziari. Ora infine... Ci sono aziende che stanno cercando di costruire al di sopra di questi modelli, in particolar modo sopra i modelli generali. Possiamo distinguere qui tra due diversi tipi di aziende, da una parte sono quelle che sono uh, perfezionando i modelli esistenti per orientarli verso degli, dei compiti più specifici, quindi un esempio è per esempio Hugging Chat, che è data da un'azienda chiamata Hugging Face. Che sostanzialmente prende un modello di open source e lo perfeziona proprio per far sì che possa svolgere un compito specifico. Questo perfezionamento è economico di solito, quindi si prende un modello esistente e si, lo si allena, in qualche modo lo si forma un po' di più. Il modello è più piccolo, più facile e molto più economico anche da gestire. Ed è importante perché chiaramente i costi potrebbero essere eh, cari. Dall'altra parte, invece, ci sono quelli che forniscono. Dei, un quello che si dice un wrapper nei modelli generali quindi prendono una funzione che il modello di fondazione può già fare e praticamente lo priorizzano in modo tale da dare un accesso più semplice quindi ad esempio ci sono app che possono darvi informazioni sui pdf app che possono eh, cambiare altre cose tutte queste funzionalità sono già nel modello generale e i wrapper praticamente cercano di rendere il tutto più semplice ora la seconda categoria Purtroppo non credo che sopravviverà, probabilmente tra 12 mesi saranno tutti andati via, semplicemente perché ogni funzionalità che viene sviluppata ritornerà praticamente nella funzionalità chiave del modello generale. OpenAI ha avuto una conferenza sullo sviluppo e hanno annunciato una serie di nuove funzionalità che erano parte di questi wrapper e adesso sono parte, cuore di G -G cioè parte chiave di JGPT, quindi i modelli generali stanno crescendo, si stanno espandendo in termini di capacità. E credo che questi wrapper spariranno molto presto. A un certo livello della catena del valore, l'IA è una tecnologia centralizzata. Permette a gatekeeper di uh, arrivare a, a posti specifici. Questo è vero nel caso di infrastrutture Cloud, è il caso di modelli di fondazione eh, all'avanguardia, quindi l'IA ha tantissime barriere da scalare, non solo in termini di dati e compute, ma anche proprio in termini di eh, lavori specialistici che devono gestire questi modelli, quindi hanno purtroppo poca fornitura. Il modello di formazione è anche, si sta esponendo molto, non ci sono dati pubblici su come, di quanto spende già GPT per questo però si dice che costa più di 100 milioni di dollari. Microsoft ha già detto che spendono centinaia di miliardi di dollari per costruire un supercomputer per, uh, per far sì che l'OpenEye possa utilizzarla. Quindi parliamo di mezzo miliardo di dollari praticamente per un unico modello. Dopo questa formazione, gestire e avviare questi modelli è costoso su larga scala, quindi ancora non abbiamo diciamo, dei dati pubblici, però notiamo che OpenEye spende 700... Uh, dollari al giorno solamente per questo, quindi quando chiedete a JOCPT praticamente la domanda, questo costa uh, 7.000 dollari al giorno o 250.000 all'anno. Ora, l'IA può consolidare diversi meccanismi come l'economia di scala, che ha assicurato che e le più grandi possono offrire le tariffe più economiche. La OpenEye è, uh, è importantissima in questo senso. Loro hanno annunciato che avrebbero tagliato i prezzi. Questo significa che, se state cercando di competere con OpenEye sulla base dei prezzi, non funzionerà. Se cercate di competere con loro sulla base dei computer, dei dati, non funzionerà neanche quello. Locking degli utenti è un'altra un cosa dove si sta andando verso la manipolazione. Manipol verso la manipolazione, mani cercare di, 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 di monopolizzarlo. Sostanzialmente è difficile cambiare, passare qualcosa da già GPT a Google Earth o una cosa del genere. Ora, quando guardiamo alle aziende che stanno guidando questi segmenti di, eh, della catena del valore dell'IA generativa, possiamo vedere che l'evento cloud computing è molto già concentrato. Nvidia è, una nuova, è nuova in quest'area, sono focalizzati su GPU, sulle GPU, ma riconoscono che Microsoft, Google e Amazon stanno spostando negli spot, spazi GPU, quindi Nvidia si sta spostando verso lo spazio del cloud computing. Se, veniamo, se vediamo la parte dei modelli generali c'è molto di più, sono molte aziende. Abbiamo Microsoft, Google, ovviamente, Amazon sta formando i propri, ma abbiamo nuove aziende come Anthropic, Stability, Inflection, Mistral, Lefa, tutti i tipi di aziende che stanno costruendo i loro modelli generali. Sempre ci, sia, sempre ci sia molta competizione qui. Però ci sono anche molte partnership. Quindi, cosa vediamo? È un'integrazione verticale tra il livello compute e il livello modelli generali. Microsoft e Google, nello specifico, stanno creando delle partnership con tutte queste nuove aziende, partnership esclusive dove queste aziende possono formare i propri modelli sui su computer Google e poi Google può ottenere il beneficio di utilizzare questi modelli o insomma una cosa simile. Quindi sono proprio delle partnership esclusive che sono sostanzialmente una forma di acquisizione. Quindi Microsoft e Google, nello specifico Amazon, direi un po' meno rispetto agli altri, stanno effettivamente consolidando il, il panorama di IA generativa e lo stanno formando in quello che è oggi. Quindi in questo momento ci troviamo qui. E se guardiamo i loro bilanci, Nvidia sta vincendo sicuramente, perché sta guadagnando moltissimo. Ma anche Microsoft, Google e Amazon stanno vedendo proprio il fatturato sul cloud computing crescere. In modo importante. Quindi in questo momento il valore dove si trova? Si trova su queste tre aziende, direi. Ora, questo cosa significa per il potere economico e le disuguaglianze? Beh, prima di tutto ci sono delle, inuguaglianze, delle disuguaglianze di potere che sono all'interno delle catene del lavoro. Dobbiamo fare una distinzione qua tra le aziende leader che determinano il valore, la catena del valore, e tutte le aziende coinvolte. Quindi, le aziende leader nella IA generativa sono capaci di fissare termini per acquirenti e venditori nella loro catena del valore. Quindi, quanto possono ottenere, i prezzi che possono ottenere da Nvidia o da TMC o da altro, insomma. Poi abbiamo anche il potere di mercato, che è la quantità, la capacità di alzare i prezzi e i margini di profitto al di sopra delle tariffe competitive. I margini di profitto per il cloud computing possono essere molto alti, quindi ci piace pensare ad Amazon come un'azienda e-commerce, infatti molti profitti di Amazon derivano da AWS, tutti in realtà direi. Quindi il cloud computing uh, può creare alti profitti e grazie anche al potere di mercato. Bisogna pagare anche moltissimi soldi a queste aziende, quindi se volete iniziare un'azienda, dovete avviare un'azienda di modello finanzia... di fondazione, dovete il... dare una grandissima quantità di denaro. Ma tutte le aziende stanno pagando il 20% del proprio fatturato uh, a una appunto, azienda di cloud computing. Dato che queste aziende crescono sempre di più e l'economia dipende da questo, arrivano allo status troppo grosse per fallire. Che era quello che praticamente era successo alle banche dal 2008, dalla crisi del 2008 in avanti. Cosa succede? Sostanzialmente le economie, le economie nazionali diventano dipendenti e i governi, in modo attivo e passivo, cercano di formare le politiche sulla base de, al fine di favorire queste, queste aziende. Significa anche che le aziende possono. Uh, prendersi i rischi e possono eh, diciamo, mh, trasportarli, traspo mh, trasportarli su altre aziende. Infine abbiamo il potere dei gatekeeper, che ha a che fare con l'accesso e l'uso di queste infrastrutture chiave. Quindi, dato che queste aziende hanno il uh, controllo, possono decidere i, uh, gli, la, i termini di accesso. Vi farò un esempio. Amazon è stata accusata di utilizzare il dominio per estrarre eh, tariffe sulle compagnie, sulle sue piattaforme. Quello per ovviamente ottenere più denaro. La stessa cosa credo che probabilmente succederà anche con le infrastrutture IA. Se già comincia a diventare sempre più utilizzata nelle aziende, si può utilizzare questa dipendenza per esercitare influenza su altre. Ora, queste inuguaglianze di potere vengono espresse anche... Disuguaglianze territoriali o geografiche. Quindi abbiamo i uh, nodi ad alto valore. Sono disuguaglianze territoriali poi espresse globalmente. Ora, gli Stati Uniti, e in particolar modo la Silicon Valley e la Cina, credo che siano ovviamente i principali, sono i nodi a più alto valore dove il cloud computing è centralizzato e anche lo sviluppo dei modelli di fondazione è uh, centralizzato. E il valore praticamente fluisce da verso queste aree da altre parti del mondo ed è controllato poi da queste. Poi abbiamo i nodi a medio valore, dove diciamo ci sono più che altri modelli professionati, modelli specifici che vengono sviluppati, quindi abbiamo anche qui Stati Uniti, Cina ma anche Europa. E alcune parti anche dell'Asia. E in questo caso, alcun parte del valore viene acquisito qui, però in realtà non c'è del potere che rimane coinvolto. E infine abbiamo i nodi a basso valore, a valore, valore che essenzialmente sono regioni che forniscono input per i data e il computer. Quindi fondamentalmente vengono sfruttate queste aree, eh, sono aree appunto eh, più povere, con salari più bassi e si affidano troppo all'eredità all della lingua inglese. Quindi se volete approcciarvi a ChatBGBT dovete avere una buona familiarità con l'inglese. Quindi la cosa che emerge in questo panorama è che c'è una riproduzione della gerarchia mondiale a livello economico. Non c'è un reale cambiamento, è semplicemente una continuazione del potere, il potere come lo conosciamo oggi. Ora, l'IA stessa magari non sarà estremamente redditizia, però si è diventata una uh, infrastruttura chiave per le aziende di questo secolo. E le aziende stanno dipendendo sempre di più su, queste, su questa intelligenza artificiale e cercano di espandere questa IA su aziende più, su settori più lucrative. Quindi chiaramente si spende sempre più per la pubblicità, soprattutto la pubblicità digitale che è un mercato fondamentale se lo, facciamo, se lo paragoniamo all'assistenza sanitaria o al mondo militare. Queste aziende stanno cercando di diventare infrastrutture chiave per questi settori in questo momento, per esempio eh, sanità, finanza, istruzione. Aria, diciamo, ambito militare sono forse quelli più interessanti al momento. Purtroppo uh, cosa succede quando un'azienda ha un ruolo dominante in questo settore? Il mi, mio problema è che se l'IA generativa diventa una tecnologia di, a scopo generale, allora sovraccaricherà tutte le altre economie, verrà prima di tutte queste economie e verrà trasposta su nuovi settori in tutto il mondo, in tutta l'economia globale. Quindi l'acquisizione del valore si concentra principalmente nella catena del valore dell'IA generativa. Ci sono pochissime minacce competitive in realtà uh, all'integrazione all verticale concentrata e si cerca sempre più di uh, espandere la propria uh, espansione, per appunto il proprio potere. Grazie, eh, grazie mille appunto per, per l'ascolto. Grazie mille, professor che. Non capita tutti i giorni di poter ricevere una lezione del genere così esaustiva su un quadro così dettagliato della situazione, della situazione che viviamo. E chiamo quindi sul palco Stefano Quintarelli per, per discutere. Può rimanere anche sul palco il professor Serncek, così abbiamo la discussione. Grazie. E il professor Quintarelli è Computer Security Professor ed è stato anche presidente dell'Advisory Group al Centro delle Nazioni Unite per la facilitazione del commercio e delle business. È stato anche presidente dell'Italian Digital Agency ed è autore del libro Capitalismo immateriale. E benvenuto. Come è chiaro, insomma, dalla sua presentazione, questi sono temi che eh, lei affronta e ha affrontato quotidianamente nel, nel suo lavoro. E il discorso del professor Sernicek ha toccato molti punti interessanti, sicuramente tra questi c'è il fatto che l'economia è sempre, sempre più legata. Dipendente alle grandi, dalle grandi aziende che lavorano sui modelli di intelligenza artificiale che possono contare anche su grandi extra profitti. E poi la parte insomma, in cui lui ha delineato giustamente anche delle differenze, delle diseguaglianze geografiche: abbiamo, da una parte, Stati Uniti e Cina che, che fanno insomma il loro lavoro, e poi dall'altra abbiamo i fornitori di input che stanno dall'altra parte. Da questo punto di vista, quali sono le sue considerazioni e che cosa, magari, se vuole anche chiedere qualcos'altro al, al professor Sernicek? in italiano o shall I speak English? In italiano, forse per l'audience. Do you have a good translator? You have a good translator. Ok, fine. Eh, vabbè, buonasera, grazie per avermi invitato. Ma, eh, mi ha dato molto da pensare la, la presentazione. Io ho fatto parte del High Level Expert Group on AI della Commissione Europea, il gruppo di esperti che ha definito le linee guida etiche e, e ho fatto le proposte di policy che stanno un po' sotto, che hanno informato il lavoro della Commissione nella preparazione delle norme che regolano l'intelligenza artificiale. Sono stato anche in Parlamento, sono stato anche un, un deputato, sono un informatico, quindi non sono un giurista, e, però mi questi temi della mancanza della, della concorrenza, della concentrazione degli effetti che questo porta poi sull'economia, dell'estrazione di valore del trasferimento di valore insomma, hanno sempre fatto parte del, del, del cuore della mia attenzione. Adesso faccio il venture capitalist quindi finanzio aziende eh, e alla, risposta, alla domanda is GenAI profitable? La generativa AI è profittevole. Oggi noi abbiamo una postura abbastanza negativa nei confronti dell'AI generativa, proprio perché non è chiaro dove finirà il valore, perché vediamo tantissimo fermento, tantissime cose meravigliose, e però questi sono valori sostenibili, ma il valore sostenibile alla fine è chiaro che chi ha i data center, chi ha i centri di calcolo, beh, quello è un bel punto dove ancorare valore. È stato ricordato Amazon è, è l'azienda Amazon Web Services che è la parte cloud di Amazon, è l'azienda che è cresciuta di più nella storia dell'umanità. Sono oggi 110.000 persone per 100 miliardi di fatturato. Cioè stiamo facendo, stiamo dicendo qualcosa tipo un milione con, con, con delle bidà pazzesco. Quindi che, la domanda vera è proprio quella cruciale che poneva lui all'inizio. Dove dove finisce il valore del generative AI e quale nuove forme di dipendenza si vanno a creare perché capite che se, se la potenza di calcolo è concentrata e io riesco in qualche modo ad arrivare a, a innervare tutti i clienti, poco rileva se l'intermediario, il foundation model è profittevole perché alla fine i profitti vengono concentrati di lì. Quindi mi ha. Devo dire mi, mi trova molto d'accordo. Vorrei solo aggiungere una riflessione a questo, a, a, al, a, al talk che, che abbiamo sentito poc'anzi, ed è questa. Questi foundation model non è che nascono, non è che arrivano mandati da Dio, sono allenati, sono modelli statistici, allenati, si dice, sui dati. Che vengono presi da qualche parte. E allora la domanda vera che dovremmo porci è: ma da dove vengono questi dati? Da dove sono venuti? Perché nessuna di queste grandi aziende dice quali sono i dati sulla, sulla base dei quali sono stati allenati i modelli. Teniamo in mente questo un attimo. Avete visto il nome della rosa? No? Il nome della rosa, vi ricordate? Vi ricordate nel monastero la ragione per cui i, i, i cardinali e i francescani andavano nel monastero era per discutere, per risolvere, per dare una risposta alla vexata questione, Gesù possedeva o no la veste che indossava? Perché da questa domanda banale discendono una serie di, 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 di conseguenze. E allora eh, io mi sono chiesto, ma perché tutta questa enfasi? Sulle macchine che diventano coscienti, sulle macchine che possono adottare dei figli, che ne so, che, super, che diventeranno più intelligenti di quello dell'uomo più intelligente che sono. Perché? Quando questo non è così, cioè una, un... perché questa enfasi su quelli che vengono chiamati i comportamenti emergenti? Affermare che un che una macchina genera un comportamento emergente senza sapere qual è la base di dati di addestramento, è, 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 un, è un controsenso. Cioè, io devo sapere quali sono, i, quali sono i dati su cui sono stati costruiti i modelli per poter dire oh guarda, ha inventato qualcosa di nuovo. Perché se io non so quali sono i dati. Semplicemente, su questo sono stati costruiti i modelli, semplicemente la risposta che a me appare nuova potrebbe essere in quei dati, però loro non ce lo dicono, eppure viene fatta una grande enfasi su questa superintelligenza. E perché? E vedete qui c'è, secondo me, uno snodo chiave che potrebbe essere un game changer profondo nella rilocazione del valore nei, nei modelli, ed è il seguente. Se noi prendiamo per buono che le macchine... vedete, allora, intelligenza artificiale è una metafora, tornerò su questo dopo, non è vera intelligenza, per come noi capiamo l'intelligenza, tema complesso però prendetelo così. Se noi prendiamo per buono che queste macchine imparano e creano, allora tutto quello che producono sono opere originali. Se noi invece non accettiamo questa questa Soma, che sono macchine che imparano e creano, ma semplicemente producono opere derivate da opere precedenti, e beh, allora abbiamo bisogno di sapere quali sono le opere precedenti e c'è un tema di diritti. Capite, tutto questo discorso e questa enfasi sulle macchine superintelligenti che diventano meglio dell'uomo, in realtà nascondono, è un po' come l'abito la, di Gesù, no? Nascondono il fatto che dietro cioè il diritto ad essere l'unico soggetto che intermedia questo accesso a questa conoscenza e quindi poi che diventa l'elemento fondativo di queste nuove applicazioni che ci diceva poc'anzi il professore. Capite? E questa è una, dal mio punto di vista, allora ci sono delle persone che affermano questo in buona fede e per me quelle sono persone che stanno facendo un atto di fede. Io sono convinto che ci sono anche persone che non lo fanno in buona fede, cioè che affermano che queste macchine imparano e creano semplicemente perché dietro a questo ci si può eh, in qualche modo eh, si può evitare di affrontare il tema dei diritti della proprietà intellettuale, eccetera. Su questo tema ci sono diverse eh, cause, diverse azioni in corso in vari tribunali, bisogna vedere che cosa diranno. Se i giudici si berranno il fatto che queste macchine imparano e creano, ecco che potremo avere una generale esenzione rispetto al tema della proprietà intellettuale e, e, e del diritto d'autore. Se così non sarà, beh, questo potrebbe essere un, uh, un colpo molto importante per capire dove finiranno, dove, dove si ridistribuiranno i soldi. Io concludo perché abbiamo pochissimo tempo e sono già molto lungo. Eh, a una conferenza alla Pontificia Accademia delle Scienze, poi con degli scienziati di queste cose parlando dopo, dicevamo che la parola intelligenza artificiale, il termine è fuorviante perché è una metafora, però poi è una metafora molto calzante no? e, cioè, e parliamo di apprendere, di apprendimento, e parliamo di allucinazioni adesso quando sono semplicemente degli artefatti. E, è una, è, una, è una metafora calzante, perché diciamo bisognerebbe trovare un, un nome eh, che, che, che si presti meno a queste speculazioni, no? perché poi, appunto, su questo non tecnici ci speculano. E, e allora eravamo in un bar in Via del Governo Vecchio, stavo mangiando una fettina di salame, ho detto potremmo chiamarli salami. E abbiamo cercato un acronimo ed era, e abbiamo trovato una no? systematic approaches to learning algorithms and machine inferences. E, e così viene fuori l'acronimo, viene fuori i salami. E se ci pensate viene anche bene, perché sono pezzi di carne che sono tritati, fatti a pezzi, infilati in un nuovo contenitore e venduti come una roba nuova. Però la, dalla carne sei partito, cioè da quei dati sei partito. E, e, se noi non ragionassimo e non pensassimo che questa è veramente intelligenza, beh, il tema di dove finisce il valore, beh, forse magari eh, potremmo farci qualche domanda. E sarà fortemente influenzato dalla regolamentazione. Se la regolamentazione si berrà, i miei ex colleghi si berranno il fatto che queste sono macchine che imparano e creano, il valore in massima parte starà nella parte sinistra delle slide del professore. Grazie Stefano Quintarelli anche per aver citato la, la regolamentazione qui in Fondazione Feltrinelli, abbiamo parlato spesso dell'importanza sia per la proprietà intellettuale che diceva lei, poi eh, se posso permettermi anche per la questione dei bias, no? Se noi non capiamo esattamente da dove vengono i dati e quali dati sono, poi non andiamo a capire che cosa stiamo ricevendo. Allora passo la parola al professor Sernicek se vuole rispondere anche alla domanda con cui Quintarelli ha iniziato il, il suo discorso. Sì, think non agree ho molto da aggiungere, penso di essere completamente d'accordo. Credo so. che la cosa più importante è il punto per cui uh, noi non sappiamo il set preciso di questi modelli. Ci sono modelli più trasparenti, magari. È diventato impossibile. Dire stanno facendo quello che l'azienda dice che fanno? E credo che questa è una cosa. Una cosa sicuramente è se chiedete semplicemente a Già GPT di scrivere un saggio, magari per uno studente, ma è una cosa diversa se chiediamo a Già GPT di fare una diagnosi medica. E credo che sia questa la questione importante. Bisogna cercare di escludere certe parti della nostra vita. Nessuno ha idea di quello che fanno, cioè se lavorano nel modo in cui l'azienda dice. Credo che sia una, un buon argomento di discussione in merito alla trasparenza. Forse le aziende dovrebbero farlo, ma OpenAI non si aprirà mai. Sì. E per la questione della proprietà intellettuale, intellettuale credo sia molto interessante sta producendo qualcosa di nuovo? Beh, dipende cosa è nel set di addestramento, di allenamento, ha una capacità emergente, è ragionevole? Non si può sapere. Yeah. Then, uh, it's, it's sì, si può dire che sta creando qualcosa di nuovo, da qualcosa che è già esistente. Noi no, è, è vero, non potremo mai sapere, quello che, perché non, fino a quando non viene imposta e questo è solo una via regolamentare, totale, In no, non lo sapremo, oppure se c'è un processo per qualche motivo, e allora c'è qualcuno che fa un'indagine che va a cercare dentro. Voi sapete, se non sapete ve lo racconto io, Cruise, che è un'azienda che fa auto a guida autonome a San Francisco di General Motors e altri, è stata fermata perché ha fatto degli incidenti che hanno coinvolto persone, eccetera. E, e, e nelle indagini che sono state fatte è venuto fuori che c'è una persona e mezza a ogni auto. Cioè noi vediamo l'auto a guida autonoma perché va in giro da sola senza, senza, senza autista, però ci sono degli autisti remoti che risolvono tutti i problemi che le auto hanno, no? quindi come se fossero dei piloti di drone. È quello che chiamavamo l'artificial intelligence. No? anche qui vorrei sapere. Finché non ci saranno leggi che impongono trasparenza con facoltà di accesso o eventualmente cause che vanno a metterci dentro il naso, non lo sapremo mai. Però questa cosa influenzerà moltissimo la catena di valore. Voglio solo aggiungere un paio di cose perché credo sia molto importante. In termini di normativa, non permettereste mai a un'azienda, magari farmaceutica, di permettere di far vedere i dati. I farmaci non verranno, non verranno mai esposti e credo che in questo caso dobbiamo gestire la stessa cosa con gli A. Non possiamo semplicemente fare in modo che OpenAI si apra su questo. E l'altra cosa importante: abbiamo parlato che della produzione dei farmaci. Il governo ha degli esperti che possono analizzare i dati e possono fare domande sui dati in modi significativi e comprendere questi dati. Al momento io non credo di aver ben capito cosa sta succedendo in questo senso. Tutti gli esperti sicuramente avranno tantissimi soldi lavorando su Google e Microsoft. Anche gli stessi eh, coloro che creano proprio le, i regolamenti. Bene, grazie mille. Direi che è anche un invito alla, insomma, alle competenze in questo, in questo ambito. Bene, allora ringrazio il professor e ringrazio Stefano Quintarelli per averci insomma, illustrato la, il tema della serata. E a questo punto l'invito li, li anche a scendere dal palco perché facciamo cambiamo totalmente argomento. Grazie. <ride> Allora, direi che siamo arrivati alla parte conclusiva della, della serata riservata all'annuncio delle, delle due vincitrici delle borse di studio di quest'anno che è la quinta edizione del, del premio Alessandro Panza. E prima invito qui sul palco i partner di progetto che hanno reso possibile l'iniziativa e sono Giorgio Mosca che è Vice President Strategic Intelligence and Competitive Analysis alla Leonardo SPA, benvenuto. Cinzia Campogiani che è alumna della scuola di politiche. Benvenuta. E poi Enzo Peruffo, Associate Dean for Education and Partnership alla Lewis Business School, che dovrebbe essere invece in collegamento con noi. Dovre Dovremmo averlo a breve. Quest'anno le due borse di studio che sono state attivate, entrambe, eccolo qui, benvenuto, e sono... Legate entrambe al rapporto tra transizione digitale e transizione verde. Quindi il primo percorso si intitola Green Transition, filiere, territori e mercati del lavoro, vincitori e perdenti del Green New Deal, che è il piano europeo, come sapete, stilato per raggiungere gli obiettivi climatici. E sarà un percorso dedicato particolarmente all'analisi di un case study che verrà scelto poi dalla ricercatrice, mentre il secondo si intitola competenze e green jobs nel Green New Deal, quali know-how sono richiesti per mettere a terra la transizione. Verdi, che è invece è dedicato alle trasformazioni legate al mondo del lavoro e il rapporto alla transizione ambientale. Lascio la parola quindi per un saluto a Giorgio Mosca. Grazie mille, è sempre un piacere essere alla Panze Lecture e a salutare i studenti uscenti e a dare il benvenuto a quelli che iniziano, particolarmente perché man eh, mano che si procede gli argomenti diventano più interessanti e sempre più attinenti anche a quella che era l'attività che facciamo come aziende e che qui quindi mh, ci avvicinano ancora di più a quello che era uh, l'esperienza e l'eredità di, di Alessandro Panza. Eh, L'anno scorso forse dicevo che eh, il, ci, ci manca la possibilità di interagire con Alessandro perché la, il modo con cui discutevamo delle evoluzioni era particolarmente stimolante, eh, sta diventando sempre più stimolante. Il tema di quest'anno, la transizione verde, l'impatto eh, che questa avrà sul mondo del lavoro, l'impatto che questa avrà sull'industria, è un tema che ci sta ormai assorbendo da una serie di punti di vista che vanno dalla tecnologia fino all'impatto sui territori, alla sostenibilità che diventa una delle componenti core della nostra attività. Eh, evito di entrare nei temi dell'intelligenza artificiale, della discussione con il professor Srenic e con Stefano perché potremmo discuterne per delle giornate, dal momento che su queste siamo ovviamente estremamente attivi. Eh, mi auguro che riusciremo magari a riprendere, come dicevamo prima, anche con Spartaco, dei temi che vanno ancora più verso gli aspetti di politica industriale perché... Eh, la serie di evoluzioni attraverso la transizione green, la transizione digitale, attraverso l'uso delle piattaforme che sta entrando anche nell'attività delle grandi aziende sta avvicinando i temi sempre di più a quello che interessa anche a Leonardo, quindi siamo contentissimi di continuare a sponsorizzare le, le borse di studio e eh, benvenute alle studentesse che quest'anno eh, saranno le ricercatrici. Grazie mille, grazie Giorgio Mosca e lascio la parola allora a Cinzia sì, quello è il microfono, <ride> Cinzia Campogiani Grazie mille io sono qui per portarvi un po' la voce e la storia della scuola di politiche um, è una realtà che è nata nel 2015 da un'idea di Nicoletta che, che crede nel, nella formazione gratuita di centinaia di ragazzi e di ragazze di tutta Italia, io sono una di quelle ho fatto la scuola nel 2019 um, ci sono diverse offerte formative, non ve le racconto tutte, però la cosa più importante è raccontarvi come eh, questa è un'occasione di incontro, un'occasione di formazione per ragazzi, ragazze studentesse o lavoratori che scelgono eh, di aumentare le ore dedicate a interrogarsi su cosa succede nel nostro mondo e a cercare di capire come essere utili in questo mondo, quindi oltre a fare università, oltre a lavorare e incontrarsi mensilmente a Roma o in altre città italiane attraverso i corsi Impact che sono aperti anche alle persone che sono oltre i 26 anni eh, per portare al centro il tema della formazione. Io ho fatto il corso nel 2019, dopodiché ho lavorato in parte alla scuola di politica ed ero proprio lì negli anni in cui all'interno della scuola si, si ragionava sull'eredità di Alessandro Panza, eh, mentore della scuola da tanti punti di vista. In cui Poco dopo è uscito un libro curato da Alessandro Rere su Marco Meloni, proprio sul su professor Panza, e, e credo che, che, che sia molto importante oggi eh, ringraziare eh, tutti i partner che, che ci permettono di essere qua perché eh, la borsa appunto, è nata diversi anni fa ed si accennava su, a proposito di come le sfide sono cambiate negli anni. Eh, la borsa nasce dal desiderio di... Ehm, veder germogliare nuovi frutti, eh, nuovi entusiasmi, nuove competenze per, per poter portare qualcosa di nuovo al nostro paese. Beh, io credo che dalle parole prima di, di Jacopo, eh, dell'altro Jacopo, dall'entusiasmo che hanno messo in questo anno di lavoro e, e dalle energie che sono pronte a mettere a disposizione il Nea Alessia, eh, credo che, che ci sia questo frutto e, e sono veramente contenta che esistano... Possibilità del genere per i giovani per essere davvero protagonisti, quindi grazie a tutti. Grazie Cinzia Campogiani, mi, ovviamente mi accodo di nuovo ai ringraziamenti ai partner che hanno reso possibile il progetto. E in collegamento, Censo Peruffo della, della Lewis Business School. Buonasera a tutti, è per me è un piacere essere, essere qui. Mi scuso per non essere, uh, non essere in presenza. Uh, anche la nostra istituzione. Uh, rinnova eh, il suo interesse uh, e la sua dedizione a questa, uh, a questa splendida iniziativa in, in ricordo del, del professor Alessandro Panza. Uh, è, è stato per noi uh, sentire anche oggi alcune delle parole chiave perché chi vi parla, al di là del ruolo istituzionale, eh, posso dirvi questo aneddoto di carattere personale, nel 2006 è stato il primo assistente eh, 15 anni fa, forse qualcosa pure in più quindi, uh, di, di Alessandro Panza e di lui uh, noi abbiamo sempre ricordato e l'eredità che ha lasciato nella nostra istituzione la grande passione per l'insegnamento, la passione per la ricerca, la passione per gli studenti, per gli studenti che erano uh, ricordo anche negli anni di, di grande impegno uh, diciamo, professionale, comunque rappresentavano uh, un elemento uh, caratterizzante e fondante. Uh, spesse volte uh, ho sentito qui uh, i concetti legati alla politica industriale, che erano dei temi cari uh, ad Alessandro Panza. Uh, al di là poi di eh, quello che era il corso che insegnava da noi, che era operazione di finanza straordinaria, quindi uh, era è molto importante per noi rinnovare uh, il supporto a questa iniziativa, uh, che è lodevole dal punto di vista scientifico, perché tratta dei temi, la transizione digitale e quella green, assolutamente. In linea con quelle che sono le traiettorie di sviluppo e anche di ricerca dell'istituzione dell che rappresento, ma allo stesso modo rappresenta uh, probabilmente uh, una cornice e un'eredità ideale per quello che è stato poi il percorso professionale e personale di Alessandro Panza. Quindi, uh, come Luis, uh, ancora una volta ringraziamo tutti voi per questa iniziativa uh, in memoria di Alessandro Panza. Grazie mille. Grazie Enzo Peruffo anche per, per il ricordo personale verso Alessandro Panza. E allora chiamo a raggiungerci sul palco le due ragazze che, ricercatrici che dovranno raccogliere l'eredità ideale di cui parlavamo prima del professor Panza, che sono Linnea Nelli e Alessia Consiglio. Benvenute. Vi lascio la parola così potete presentarvi e presentare le vostre linee di progetto. Buonasera a tutti e a tutte. Io sono Lina Anelli, sono una dottoranda in Economia dell'Innovazione all'Università Cattolica di Milano e il mio progetto di ricerca, come ben penso possiate capire, sia eh, la transizione ecologica e gli impatti sul mercato del lavoro, eh, principalmente da un punto di vista anche di disuguaglianze, sia di genere ma anche territoriali, quindi Ecco, questa, il tema di questa borsa, di quest'anno, è assolutamente in linea con il mio progetto di ricerca e con, penso, le maggiori sfide di questa, di questa transizione ecologica. E grazie. Ringrazio la mia collega. Anch'io, appunto, porto un tema molto simile. Io sono una dottoranda ormai al termine del mio percorso, nonché avvocata giuslavorista. E già con la mia tesi di dottorato, però, dal punto di vista molto più teorico, spero, appunto, e sono sicura con questo, eh, diciamo, premio di poter approfondire dal punto di vista più pratico, mi sono occupato dell'impatto del cambiamento climatico nel diritto del lavoro. E i temi che abbiamo, che abbiamo toccato oggi li trovo assolutamente necessarie e fondamentali per, to per toccare e approfondire una Just transition che come stavo detto dalle istituzioni europee e internazionali dovrà essere una just transition for all, quindi per tutti tutti i lavoratori, lavoratori che in questo momento sono in parte assenti dalle fonti legislative e normative ma anche un po' dai dibattiti nel senso a parte linee di principio diciamo manca un po' un approccio pratico, concreto e quindi ecco sono molto curiosa di dover approfondire quale sarà il know-how, quale sarà il il reskilling delle competenze, chi se ne dovrà occupare, che ruolo dare ecco, ai centri per l'impiego. Quindi su questo sono super contenta di essere ecco, qui oggi e di essere premiata. Grazie mille. Grazie, grazie mille a voi, sono contenta anche di chiudere insomma con l'espressione transizione giusta che è un po' quello che dovrebbe essere il, lo scopo di, di questi percorsi e grazie ancora alle ricercatrici, grazie ai partner e grazie anche ai ricercatori uscenti e ai discostanti di stasera e grazie al pubblico che ci ha seguito.